Riaperte al pubblico da sabato scorso le Grotte del Cavallone, gioiello speleologico all'interno del Parco Nazionale della Maiella, nel territorio dei comuni di Lama dei Peligni e Taranta Peligna. Le grotte erano chiuse dal 2018. La rinascita è stata possibile grazie agli interventi di revisione e manutenzione generale della funivia, che sale fino ai quasi 1500 metri dove è posto l'accesso. Miglioramenti importanti hanno interessato anche la sicurezza e l'impianto di illuminazione del percorso interno, 1360 metri di cavità visitabili alla scoperta di uno spettacolo unico di stalattiti e stalagmiti. Le grotte sono uno dei 95 geositi riconosciuti dall'UNESCO nell'ambito del titolo di Geoparco Mondiale conferito al Parco Nazionale della Maiella. Al momento sarà un'agibilità temporanea fino a tutto settembre, ma si sta già lavorando per rendere tutto permanente. La novità è stata presentata questa mattina in regione a Pescara. Assessore Damario, è proprio il caso di dirlo, bentornate Grotte del Cavallone. Beh sì, assolutamente sì, dopo 4 anni siamo riusciti a ridare fruizione a quello che è sicuramente uno dei poli attrattivi della Maiella orientale, insomma, quindi prova ne è che in 2 giorni ben 700 persone si sono recate alle Grotte del Cavallone in un solo weekend, quindi c'era tanta voglia di riapertura. Sicuramente è un polo di attrazione turistica importante, sicuramente un polo di sviluppo per quel territorio che deve giocarsi queste carte legate al turismo esperienziale, perché visitare le Grotte del Cavallone rappresenta sicuramente un'esperienza positiva. La riapertura delle grotte rappresenta anche un bel esempio di collaborazione istituzionale tra regione, comuni ed ente parco. Lucio Zazzara, presidente del Parco Nazionale della Maiella, guarda oltre. Da questo punto bisognerà arrivare a cose molto più importanti, perché questa riapertura poi alla fine non solo deve essere consolidata attraverso una dichiarazione di agibilità più estesa di quella che è stata ottenuta oggi, ma anche in vista del miglioramento di un intero sistema che riguarda la rete della fruibilità della Maiella. Penso per esempio al collegamento con il versante aquilano, penso al collegamento con una sequenza di rifugi che noi vogliamo valorizzare, insomma tutte cose che poi rafforzano la presenza del territorio anche nell'immaginario del pubblico, della collettività. Chiusura con il sindaco di Taranta Peligna, Giovanni Paolo Rosato. Dobbiamo correre velocemente per chiudere bene questa stagione e per iniziare già a programmare la prossima. È troppo importante la programmazione, la costruzione di un percorso fatto con intelligenza per far diventare le grotte, oltre questo piccolo miracolo dell'apertura di quest'anno, una realtà stabile, concreta e decisiva per l'economia di tutta la vallata, da Palena fino a Casoli.